Ciao, sono Rosalba e questo è il mio canale, il Bandolo Intrecciato. Ben arrivato! Oggi prepariamo insieme una ricettina giusta giusta per questa stagione. Prepariamo insieme una buonissima marmellata di, indovina, indovina, arance. Profumatissime arance. Questo è il frutto per eccellenza di questa stagione. Noi ci prepariamo una buonissima marmellata. Ho già messo in ammollo per tutta la notte le mie arance, ma adesso ve lo faccio vedere nella ricetta. Andiamo e prepariamola insieme. Cominciamo subito con riempire un contenitore con dell'acqua e un paio di cucchiaini di bicarbonato. Sciogliamo un pochino il bicarbonato e poi immergiamo le nostre arance. Qui non c'è un peso specifico, le mie erano 1,7 kg, 1,8 kg circa. Le lasciamo così in ammollo per una decina di minuti. Poi le laveremo bene, anche con una spazzolina se è possibile. Io ho usato arance non trattate. Passati 10 minuti lavo bene le mie arance e le asciugo. Poi con uno stuzzicadenti, con uno stecchino, bucarello tutte le mie arance. Questa operazione la sto facendo la sera prima perché in questo modo, rimettendo le arance a mollo per tutta la notte, l'indomani la marmellata verrà meno amara perché, come sapete, le bucce dell'arance, specialmente la parte bianca, rilascia un po' d'amarognolo. In questo modo ovviamo al problema. Quindi, come vi ho detto, finito di bucarellare le arance, le metto a mollo per tutta la notte. Ora preparo le mie arance, taglio le estremità e poi la metà le sbuccerò e la metà le lascerò così con tutta la buccia. Quindi quelle che lascerò con tutta la buccia le taglierò semplicemente a metà. In questo modo, queste arance non hanno semi, ma nel caso li potete anche togliere. E poi faccio tutte fettine molto sottili, in questo modo. Nel frattempo che taglio le mie arance, le metto dentro un contenitore. Le arance invece che vado a spellare, le sbuccio in questo modo. Con un coltello pratico dei tagli in verticale, così, che mi aiuterà poi a togliere la buccia con più facilità. Ecco qui. Poi semplicemente vado a togliere la buccia, cercando di mantenere le bucce intere perché poi le utilizzerò per fare altre ricettine. Una volta che ho sbucciato tutte le mie arance, ripeto l'operazione, quindi taglio a metà e vado ad affettare tutte le mie arance senza buccia. Ecco qui, una volta che tutte le arance sono pronte, le vado a pesare e le peso direttamente dentro la pentola dove poi le cuocerò. Allora, le mie arance pesano esattamente 1,5 kg, poco più, e metterò il 90% di zucchero bianco, quindi 900 grammi. Potete anche sostituire completamente con zucchero di canna o fare a metà bianco e metà zucchero integrale o come meglio preferite. A
questo punto metto anche due stecche di cannella che mi sono dimenticata di farvelo vedere. Giro un pochino le mie arance e poi le metto a riposare per una mezz'oretta. Passata quindi la mezz'oretta, ecco qui le nostre arance. Come vedete, si è formato del succo. Sono le arance che hanno cominciato a macerare. Queste sono le due stecche di cannella che lasceremo comunque nella pentola. Poi mi sposto sul fornello. Porto sul fuoco a fiamma alta e porto a bollore, dopodiché abbasso il fuoco a fuoco medio-alto. Nel frattempo faccio bollire anche i miei barattolini. Lascio cuocere per una mezz'oretta, poi tolgo le mie stecche di cannella e vado a frullare leggermente il composto, non del tutto, lascio comunque dei pezzettini di bucce d'arancia e poi continuo a bollire ancora per 10-15 minuti. Mi raccomando, girate sempre la marmellata. Dopo aver messo la marmellata dentro il barattolino, pulisco bene i bordi, chiudo con il tappo e giro sottosopra il barattolo e lo tengo così per almeno 24 ore in maniera da formare il sottovuoto. Il sottovuoto si vede che è stato fatto quando, toccando il centro del tappo, non si muove. Se fa invece il tipico rumore clic clic, vuol dire che il sottovuoto non è riuscito e quindi conservate la marmellata in frigorifero per una settimana o due. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia in qualche modo utile. Lasciamelo detto in un commento e lasciami un mi piace. Iscriviti al canale per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Clicca sulla campanellina. Ciao, alla prossima ricettina!